Amiche e amici appassionati di moto e di moto mondiale, bentornati a un'altra diretta di Moto.it. È sabato e quindi è la giornata delle qualifiche della gara sprint. Insomma, è una giornata molto molto intensa e la commentiamo assieme a un due volte campione del mondo, Manuel Poggiali. Manuel, buonasera. Ciao Manuel. Ciao, ciao Giovanni, buonasera a tutti. Senti, Manuel, sai che a me fa sempre effetto quando presento un mio ospite e dico che è campione del mondo, in questo caso due volte campione del mondo. Mi fa effetto, ma fa effetto anche a te? No, beh, dai, sono solo due, quindi Ne, ne avrei voluto vincere di più. Non mi sarebbe dispiaciuto vincerne di più, ecco. allora, certo, ne hai vinti solo due più di me, Manuel. Solo due più di te, esatto. Mannaggia, mannaggia, che grande. Dai, però Allora, ne abbiamo vinti due in due, dai, possiamo dire che è così. esatto. Quindi uno a testa, ne Ah, abbiamo vinto uno a testa. mi Ecco, piace. Manuel, bravo, bravo. Senti, ricordiamo che Manuel Poggiali, appunto, ha vinto il titolo nella 125 e poi ha vinto al debutto nella 250. Manuel, raccontiamo anche, magari non tutti lo sanno, cosa fai oggi, perché la tua è una figura in realtà importante dentro al Team Gresini. Sì, beh, oggi sono, diciamo, nella veste di rider coach, impegnato, insomma, con i ragazzi della Gresini Racing, in particolar modo in MotoGP, ma il mio impegno, ecco, si allarga anche alle altre categorie dove competiamo, quindi Moto2 e quando inizierà anche la MotoE. Ok, ecco, immagino Manuel che sia un lavoro anche difficile, voglio dire, bisogna anche trovare il modo per confrontarsi con i piloti, avere le attenzioni giuste, non è soltanto un lavoro tecnico, io credo che sia anche un lavoro psicologico. Ma è chiaro che bisogna capire un po' il momento, bisogna porre attenzione a tanti particolari e leggere anticipatamente anche alcune situazioni. Quindi, sai, il confronto è ovvio che ci sia e ci deve essere, perché se l'obiettivo è quello di migliorarsi, è ovvio che ci deve essere un confronto è un'apertura totale. E noi, insomma, stiamo comunque facendo il nostro onesto lavoro e direi che siamo tutti molto contenti e soddisfatti di come stanno progredendo le cose. È ovvio che, insomma, l'appetito viene mangiando e comunque l'obiettivo è quello di migliorarsi costantemente. Ecco, Manuel, io oggi in una delle tante dirette che ho fatto, insomma, ho sottolineato comunque, dopo andiamo a parlare della sprint race naturalmente, commentando la pole position di Alex Marquez, perché ricordiamo che in qualifica Alex Marquez ha conquistato la pole position, la prima pole position della sua carriera in MotoGP. Tra l'altro, una curiosità, ci sono stati due Gran Premi nel 2023, due qualifiche, e tutte e due sono state conquistate dai fratelli Marquez, Mark in Portogallo e Alex qui, e tutti e due, tra l'altro, sono passati dalla Q1, quindi insomma c'è questa cosa curiosa. Ecco, però, sottolineando la pole position di Alex Marquez, io sottolineavo come il Team Gresini vada elogiato perché allora, fino all'anno scorso, noi dicevamo, io magari dicevo, grande Enea Bastianini, ha fatto delle cose grandiose, ha ottenuto quattro vittorie, insomma è stato in testa al mondiale, è arrivato terzo, quindi quest'anno sarà più difficile. Ecco, magari non otterrete gli stessi risultati l'anno scorso, anche se naturalmente ve lo auguro, però voi siete capaci di creare un gruppo vincente attorno ai piloti. Io credo che questo vada sottolineato nel Team Gresini. È un Sì, bell'ambiente. diciamo che sicuramente l'ambiente è una delle nostre armi più forti perché siamo un gruppo molto unito e devo dire che Nadia, Michele, Carlo, insomma, sono riusciti a mettere le persone giuste nel posto giusto e quindi tutto sta un po', no? È una somma che si tira e tutto sta comunque funzionando nel migliore dei modi. L'altra cosa positiva è che diciamo che nessuno di noi si sente arrivato e quindi ecco, la volontà di metterci sempre quel qualcosa in più, secondo me, ci sprona un po' tutti quanti a cercare qualsiasi soluzione possa essere
utile per migliorare le nostre prestazioni con tutti i nostri piloti. E penso che se questo è il giusto approccio, che comunque trasmettiamo anche ai piloti, ecco, sia una linea molto chiara, ecco, che vogliamo seguire. Ecco, ed Alex Marquez che pilota è? Poi entriamo veramente nello specifico, ma come lo vedi tu? Alex è un pilota molto veloce, secondo me, che viene da comunque due stagioni difficili con la Honda, ma con noi si è subito messo, ecco, è trovato soprattutto a suo agio. Niente, stiamo secondo me facendo un buonissimo lavoro con lui, lui è fiducia piena di tutti e quindi questa è un'altra di quelle condizioni che conosco molto bene, avendo fatto il pilota, che ti danno una marcia in più, ecco, è quella settima marcia che alle moto manca, ma che ovviamente noi dai box siamo, o comunque il gruppo di lavoro, siamo in grado di trasmettergli a lui, come a Fabio, come a Filip, a Jeremy, e Matteo e Finello, insomma, ecco. Sì, questo credo che sia un aspetto fondamentale, mettere il pilota a proprio agio agevola ad ottenere certi risultati. Allora vado a mettere in sovraimpressione, non so se si vede, è un po' piccola la classifica, io sicuramente me la vado a vedere grande, perché se no non la vedo. Ha vinto Bind con la KTM, 72 millesimi più veloci di Marco Bezzecchi e Luca Marini sul podio. Allora vi ricordo che per le statistiche questa gara non conta, quindi Luca Marini per le statistiche non ha ancora conquistato in realtà il suo primo podio in MotoGP, ma insomma diciamo che questo risultato può dargli grande soddisfazione. Franco Morbidelli quarto, Alex Marquez quinto dopo una grandissima e avvincente sfida con Bagnaia sesto. Alex Marquez ha fatto il sorpasso decisivo proprio all'ultimo giro, quindi abbiamo Vignale settimo, Martino ottavo, Quartararo nono, che prende quindi un punto, fuori dei punti Miller, Nakagami, Di Gian Antonio, Zarco, Fernandez, Rins, Augusto Fernandez, Aleix Espargaró e John Mir sono caduti. Allora, fai tu prima una fotografia della gara di oggi, poi entriamo nello specifico. Ma fotografia della gara di oggi, intanto vabbè, bisogna fare super complimenti a Brad Binder, perché ha fatto una gara incredibile, partiva dalle retrovie, insomma è venuto su veramente in maniera focosa ed è andato a vincere una gara, insomma si è messo al comando, ha fatto un buon ritmo e quindi nulla da dire, c'è poco da aggiungere alla prestazione di Brad. E per quel che riguarda anche i due VR, insomma hanno fatto una bellissima gara, insomma veloci costantemente. Bezzecchi forse avrebbe potuto fare anche meritare anche qualcosina in più per quello che ha mostrato, e noi abbiamo fatto secondo me anche un'altrettanta buona gara, e sia con Alex che ha fatto quel sorpasso finale su Pecco molto limpido, quindi senza diciamo, ecco, mettere a rischio nessuno. E ottima gara anche di Morbidelli, direi che qui ha fatto comunque un weekend importante fino ad oggi perlomeno. E Fabio anche secondo me un ottimo passo in avanti rispetto a Portimao, diciamo che stiamo riprendendo un po' la via dei test invernali, dove è sempre andato molto molto forte. Penso che insomma la gara di oggi gli debba dare assoluta fiducia, che non gli manca niente per stare col gruppo di test. È stata una gara molto molto veloce, dove tutti sono riusciti a imprimere un ritmo importante, e quindi diciamo che nella prima metà di gara di domani più o meno si può pensare indicativamente alla stessa cosa, anche se essendo una gara comunque col doppio dei giri, poco più, bisognerà gestire ancora meglio il consumo e il degrado gomme, che qui è importante e che fa un'enorme differenza soprattutto per la parte finale della gara. Ecco, Manuel, perché nella sprint race si vedono più sorpassi? Fino alla fine del 2022 si diceva è diventato sempre più difficile superare il MotoGP, però nella sprint race, nelle due sprint race che abbiamo visto fino ad oggi, di sorpassi ne abbiamo visti. Qual è la tua spiegazione? Ma la mia spiegazione è semplicemente il fatto che ecco, si riesce a essere
più performanti, più efficaci, perché c'è meno da gestire una gara lunga. Quindi essendo una gara più sprint, c'è meno degrado gomme, tutto è reso un po' più semplice, no? da un certo punto di vista. I piloti comunque nella gara lunga il più delle volte devono un po' gestire la gara stessa, il degrado delle gomme, e spesso non si prendono quei rischi che, ecco, ma più che rischi, sai, il sorpasso oggi, Giovanni, la realtà è che lo affondi se riesci a preparare adeguatamente un'accelerazione, quindi magari un affiancamento in frenata, perché diventa difficile, ecco, da due moto indietro riuscire ad affondare un colpo su una persona che ti precede, insomma è quasi impensabile, perché tutto è portato a un limite veramente estremo. Anzi, te lo dimostra questa cosa il fatto che ci sono spesso tanti contatti in frenata, proprio perché, insomma, si arriva all'ultimo metro disponibile, a volte anche 20 centimetri disponibili per affondare il colpo, quindi è veramente tutto molto più estremo, e questo è dovuto al fatto che le moto vanno più forte, i rettilinei sono più corti in questo modo, e comunque c'è quell'effetto elastico, soprattutto nelle cilindrate come la GP, che in accelerazione, ovviamente essendo una moto 2-3 metri più avanti, vedi un allungamento, no, rispetto alla moto che segue, che poi in frenata, insomma, si riduce nuovamente. Ecco, questo effetto elastico che ovviamente con le moto di grossa cilindrata è facile individuare, facile vedere. Però è anche altrettanto vero che quei metri che prendi di stacco in accelerazione poi diventano difficili essere recuperati, intanto, ma soprattutto oltrepassati, ecco, in una manovra come quella della frenata. E non so, ecco. io penso che per il futuro, onestamente, qualcosa di diverso possa essere interessante pensarlo, per rendere le gare più spettacolari, ma soprattutto più piene di sorpassi, che sono la cosa che ravviva, no? un po' le gare. Certo. E quindi, sai, è quello che vuole anche il pubblico, e i colpi di scena, i sorpassi, penso che siano belle cose che emozionano, che hanno soprattutto emozionato in particolar modo il motociclismo nella storia, e che, ecco, negli ultimi anni forse è una cosa che non è andata più nel verso che tutti noi abbiamo, no, sì, auspicato. Auspicato e quello che era, fondamentalmente, ecco. Ecco, Manuel, questo è dal punto di vista tecnico, però sempre tornando al fatto che si vedono più sorpassi nella gara sprint, non c'è anche un aspetto psicologico, nel senso che il pilota è più portato a provarci sapendo che ha meno tempo? Allora magari nella gara lunga dice, vabbè, non sono sicuro, aspetto un giro, vediamo se c'è un po' di degrado della gomma, che ne so. C'è questo aspetto secondo te o no? Sì, può essere una lettura anche questa, ma sono più che certo che la lettura principale è quella di dover gestire in particolar modo, okay, i tanti giri della gara lunga. Quello fa la differenza. Diciamo che fa un'enorme differenza, sì. Poi in certi frangenti è ovvio che, insomma, la gara è più corta, non hai tanti problemi, ci pensi anche di meno, ovviamente. Quindi, okay. Però ecco, sì, la cosa che fa più differenza credo proprio sia quella di dover per forza gestire un degrado gomme che è importante nelle gare più lunghe, insomma, nelle gare complete. Allora Dario ti chiede, da grande campione qual è, che ne pensa Manuel di Binder? Secondo me, dice Dario, è il pilota più talentuoso dell'attuale MotoGP. Urca. Ma allora, sicuramente Brad Binder è un pilota molto veloce, lo ha dimostrato anche oggi, perché ha vinto, lo dimostra spesso, però è anche molto altalenante, quindi secondo me, ecco,
se si parla di talento puro, credo che ci siano dei nomi di spicco maggiori in MotoGP, anche se onestamente di piloti, parlare di piloti che non hanno talento in MotoGP è come bestemmiare in maniera molto aperta e libera. In realtà è una categoria super complicata, dove ci sono anche l'ultimo pilota della griglia, è veramente un super fenomeno, quindi credo che la cosa più giusta da fare sia dire che tutti stanno veramente facendo un mondiale strepitoso e che tutti i piloti della griglia ravvivano ogni domenica e ogni sabato, in questo caso, le gare che guardiamo. Ok, allora, intanto dovrebbe essere arrivato anche René Perotti, vediamo se sono capace, se è vero, se sono capace di metterlo, no, non ce la faccio. René, stai lì un secondo perché non riesco, eccolo qua, eccolo. Ciao. René Perotti, ciao René. Allora, Manuel, René è un... Ciao René, piacere intanto. Ciao Manuel, un ottimo giornalista che dall'anno scorso è nella redazione di Moto.it ed è un bravissimo ragazzo, oltre che essere appunto un bravo giornalista. Allora, torniamo un attimo alle domande. Roberto, quanto i dati della Sprint Race determinano il setup per la gara, ti chiede? E per la gara, credo la domanda sia riferita poi a quella della domenica, no? Sì, certo. Sicuramente si guardano. Noi stiamo già cercando di verificare quelle che sono le cose da migliorare per domani, già abbiamo qualche idea a tal proposito. E di sicuro, in particolare con Alex, avremo una scelta diversa sull'anteriore, che oggi ci ha un po' penalizzato. Abbiamo fatto una scelta che Alex ha ritenuto più opportune, in realtà magari si è dimostrata un po' di meno, e domani da quel punto di vista avremo già un vantaggio. In più a quello si aggiungono altre cose che stiamo verificando, che stiamo ottimizzando, perché comunque siamo già, direi, a un buon livello. Abbiamo lavorato tantissimo su tanti particolari nel weekend, sia con Fabio che con Alex, e soprattutto di manovre di guida, di gestione, insomma, delle potenze, di queste curve a lungo raggio in angolo che comunque tendono un po', no, a far lavorare tanto il pneumatico e quindi a consumarlo più del dovuto. Ci abbiamo lavorato tanto, ci stiamo lavorando tanto, e credo che comunque possiamo dire assolutamente la nostra anche per la gara di domani. Ecco, ricordiamo che Alex Marquez ha scelto una media all'anteriore, quando diciamo che la maggior parte ha corso con la dura anteriore. Prima di lasciarti a René, c'è una cosa che mi ha incuriosito, di il Turco 5, dice: quanto mi sta piacendo la gara sprint, grandissimo anche il poggio, che saresti tu, da ragazzino compravo una marca di mutande solo perché erano tuo sponsor. Allora, Manuel Poggiali, ti rendi conto che create dei mostri voi piloti di moto? Ero più contento se me lo diceva una donna, però lo ringrazio il Turco 5. Senti, ma la gara sprint a te sta piacendo, Manuel? Ma sì, dai, insomma, oggi penso che sia stata una bella gara, una gara con tanti sorpassi, corretta, diciamo solo un contatto un pelino più gravoso che nelle retrovie a inizio gara, ma ovviamente, insomma, tutti quanti insieme il rischio sale, è ovvio, dove Mir appunto ha perso il controllo del mezzo, è caduto e non ho informazioni, ho visto che comunque insomma è rimasto a terra per praticamente un giro completo, spero che... È stato portato all'ospedale di Termas per accertamenti a una gamba, io mi fermo qui, purtroppo non so se è arrivato un comunicato della Repsol o Honda in questo momento, non lo so, però insomma questo, scusami Manuel. Sì, no, hai fatto bene, anche perché non avevo info, quindi grazie, e l'ho visto perché è rimasto, anzi abbiamo anche pensato in un momento che venisse esposta bandiera rossa perché i piloti stavano arrivando, lui è alla curva 8, era a terra praticamente, con soccorsi un po' da rivedere,
E niente, quindi insomma, per un momento si era anche pensato appunto alla bandiera rossa, poi non ce n'è stata la necessità, per fortuna. René. Non so se questa domanda è già stata fatta, però sentivo prima che parlavate della gomma e Alex ha detto che secondo lui ha sbagliato la gomma a scegliere con la gomma media. E ne ha parlato anche con te, cosa ne pensi? Ma sì, ne abbiamo parlato, siamo già abbastanza consapevoli che quello è stato il nostro punto dolente della giornata di oggi. E, ovviamente non potevamo forzare troppo in frenata e quello è stato un grosso limite, no? Perché poi i sorpassi ovviamente li fa in quella fase. Lui è stato molto molto bravo secondo me a recuperare last minute con un sorpasso incredibile all'esterno su Pecco alla Mamma curva mia, 1. bello, bello quello lì. Ha fatto una manovra che non si è vista bene in televisione, ma è stata secondo me il sorpasso più bello della gara di oggi. Vero? Niente, vabbè, consapevoli di quello che si può migliorare per domani. Quello è stato un nostro sicuramente aspetto negativo. Allora, invece Roberto dice: sarebbe bello che il podio della sprint determinasse la prima fila della domenica e poi via via come ci si è qualificati. Allora, secondo me, io dico la mia, poi lascio la parola a Manuele e anche a René. Allora, secondo me, la sprint race dovrebbe determinare la griglia di partenza della domenica. Invece, ricordiamo che nel regolamento attuale della MotoGP la griglia di partenza viene determinata dalle qualifiche sia per quanto riguarda la gara sprint sia per quanto riguarda la gara della domenica. Quindi domani Alex Marquez partirà in pole position. Tu come la vedi, Manu? Io la vedo così, volevo sapere la tua opinione. Sono assolutamente d'accordo, Giovanni, ma aggiungo anche il fatto che questa cosa probabilmente responsabilizzerebbe maggiormente i piloti consapevoli del fatto che il risultato del sabato poi li porta a una posizione, insomma, più giusta e meritata in partenza per la domenica. Quindi cosa significa? Che gare un po' e sorpassi troppo azzardati, come abbiamo visto in gara, insomma, sprint a Portimao, probabilmente, insomma, rivedresti un pochettino la cosa, ecco, magari anche no, però ti darebbe meno alibi, ecco, per non pensare diversamente. René, cosa ne pensi? Entrambi dite che sarebbe meglio che la griglia poi della gara della domenica fosse decisa alla sprint. Sì, Non sì. lo so, non lo so, non lo so, perché così è come funziona in Superbike, no? Giusto? Giusto. Non lo so perché in realtà così facendo magari uno durante il venerdì e il sabato mattina si concentra non più sulla qualifica e basta, ma invece così magari uno si concentra sulla qualifica per fare un bel risultato, di modo che poi ha due occasioni allo stesso modo per fare un bel risultato, sia il sabato che la domenica. Però è chiaro Concentrarmi che più sulla qualifica. il weekend, io almeno la vedo così, ma il weekend è fatto di tutte le prove, tutte le gare, qualsiasi sessione. Penso che la completezza del weekend sia data appunto non da un singolo giro che ti può determinare un risultato molto molto diverso, ma da tutte le sessioni fatte al migliore dei modi. E la formula della sprint race con partenza. Risultato della sprint race con partenza e griglia della gara della domenica, da quel punto di vista mi darebbe, come posso dire, maggiori sì, intanto anche consapevolezze, ma anche lavorare in maniera probabilmente diversa durante i turni. Oggi, con il nuovo format, sinceramente parlando, in ottica gara della domenica si lavora pochissimo. Pochissimo. Veramente, veramente poco. Noi qui abbiamo volutamente cambiato un pochettino la strategia rispetto al Portogallo, anche perché in Portogallo avevamo fatto anche i test, quindi era una cosa un po' diversa. Però abbiamo lavorato, nonostante poi le condizioni, insomma, che non
non hanno agevolato nessuno, ma abbiamo lavorato un pochettino di più anche in ottica gara della domenica, sacrificando magari anche un tempo, e inevitabilmente questo un pochettino ci è tornato indietro come risultato finale, perché con entrambi i piloti siamo dovuti comunque passare dalla Q1, poi vabbè, dal di lì è venuto fuori comunque anche, no, in particolare con Alex, un risultato probabilmente anche superiore a quello delle, superiore alle nostre aspettative. Io questa formula però mi darebbe così maggior brio ancora, no? Sì, io sono d'accordo, anch'io sono d'accordo. Però sono personali, per l'amor di Dio, eh. No, certo. Dicevo, la donna Zam ha spiegato come mai non è stato intrapreso lo stesso percorso da Superbike o no? No, io personalmente non ho queste informazioni. Nemmeno io. Allora, René, tu intanto guarda se vedi anche qualche domanda interessante. Io intanto segnalo Sergio che dice: io ho comprato la RS 125 replica Poggiali 2004 bianca e oro. Manuel ha scritto una grande pagina del motorsport. Non si dimenticano quegli anni. Insomma, Manuel, c'hai ancora un sacco di tifosi, questo mi fa piacere, mi fa assolutamente piacere. Ovviamente, anzi, li ringrazio tutti, penso che comunque di aver scritto, dai, belle pagine di motociclismo, e penso di aver divertito, insomma, i tanti appassionati negli anni, mi sono sicuramente divertito, ma sono state belle gare emozionanti, dove veramente ho dato sempre tutto e non mi sono mai tirato indietro, quindi probabilmente questa cosa, insomma, ai tanti appassionati ha capito, ecco. Allora, io volevo chiederti una considerazione su Bezzecchi e Marini. Tu li vedi a bordo pista, li vedi con i dati, perché in Ducati naturalmente tutti i dati sono a disposizione di tutti. Quali sono le qualità di uno e quali qualità dell'altro, secondo te? Ma in particolar modo la ripetibilità delle manovre che fanno, dei giri che fanno, perché in particolare Luca, secondo me, da quel punto di vista è veramente bravo, e Marco è un po' più veloce, devo dire, e è un po' più forte in frenata rispetto a Luca. E che dire, scusa Manuel, questo fatto che lui è più forte in frenata, lo vedi dal vero o lo vedi dai dati? No, beh, si vede anche da, ovviamente a occhio nudo, è chiaro che insomma un'esperienza da qualche anno a sta parte in questa veste mi sta maturando, no? Mi sta completando sempre di più, e ogni volta che i nostri piloti o comunque anche gli altri entrano in pista, per me è più facile leggere le situazioni rispetto a quando ho iniziato, ma probabilmente è normale che sia così, no? Tanto l'esperienza, come dice mia mamma, non si compra al supermercato, quindi da lì partiamo e niente, di sicuro ogni pilota ha delle caratteristiche ed ognuno di questi piloti davvero ha un qualcosa da migliore rispetto ad altri, quindi cercare di captare e capire le migliori condizioni di ognuno di loro, ecco, per poterteli portare a casa e trasmetterle ai tuoi, penso che sia, ecco, la cosa più complicata anche del mio lavoro, ecco. René, hai una domanda dei lettori? Sì, dei lettori. Allora, c'è un certo Davide Sceni che mi sembra l'abbia fatta due volte. Ciao Zam, puoi chiedere a Manuel se crede che con il proseguire del campionato vedremo più assetti dedicati alla sprint, soprattutto per quei team che faticano nella gara lunga? Allora, no, nel senso che secondo me sulla sprint l'unica grossa differenza che ci sarà sempre è appunto il fatto che, essendo una gara di metà dei giri circa, si baderà poco ai consumi e ai degradi, per generalizzare,
e quindi questo renderà la gara probabilmente più veloce e più combattuta anche per certi versi. Ok, senti, Manu, volevo chiederti questo. Ieri, in una diretta, la diretta che ho fatto come quella di oggi, l'ho fatta con Luca Boscoscuro e gli ho fatto fare la sua classifica delle moto, no? E lui ha messo Ducati, Aprilia, KTM e poi ha messo Honda e Yamaha ultima. Allora, se guardiamo oggi, forse questa classifica non è completamente reale. Tu come li vedi Yamaha e Honda? Qual è il tuo giudizio? Ma allora, la vedo onestamente anch'io come la trascritta, diciamo così, Luca. Oggi di Yamaha c'è da prendere veramente tanto di buono quello che ha fatto Morbidelli, ma in generale nel weekend, ripeto, però questa è una pista molto particolare. È una pista dove bisogna gestire tanto i consumi, ma nel caso di una sprint race è con un motore molto morbido come quello di uno stile e un motore molto morbido come quello di Yamaha, diciamo che si sposa bene con questa tipologia di tracciato, anche se poi ovviamente oggi le difficoltà, credo, di Franco in particolare si siano viste. Poi alla fine, quando c'era da lottare un pochettino tra frenata, accelerazioni e in quel mezzo rettilineo, ovviamente sei 3 passi indietro rispetto agli altri, ecco. Bisogna essere molto onesti. Quindi oggi, devo dire che Morbidelli ha fatto una gara stratosferica. Ma tu riesci a capire perché in Yamaha va sempre forte solo uno? Cioè o va forte Quartararo, quasi sempre, devo dire la verità, o va forte Morbidelli? Se ci ricordiamo, è stato Ma così anche nel 2019, scusami Manuel, e nel 2020. Nel 2019 andava forte Quartararo e Franco no. Nel 2020 andava forte Franco e Fabio faticava. Almeno io la vedo come una roba un po' strana questa. sì, effettivamente è un po' strana perché comunque entrambi i piloti conoscono molto bene il mezzo ed entrambi, anche se in momenti diversi, sono andati sempre molto forti. Quindi, boh, è un effetto un po', è una cosa un po' strana, Strano. effettivamente. È strano. Di sicuro qui di Franco, io l'ho visto già da venerdì mattina, quello che mi è piaciuto molto, anzi ci ha dato anche uno spunto, onestamente, questa cosa, perché ripeto, non guardiamo solo i nostri piloti Ducati, ma guardiamo un po' in generale un po' tutti, ci ha dato uno spunto interessante nel tratto del settore 3, della curva 7-8, dove diciamo, affrontava in una maniera un po' particolare ed è stato interessante, insomma, come spunto, tanto è vero che, insomma, questa mattina in particolare con Alex l'abbiamo messa un po' più, ecco, in opera ed è andata molto meglio, ecco. Posso? René, vai. Sì, no, allora, io ho visto Morbidelli poi nel dopogara che era contento quasi al limite della commozione, cioè questo secondo me ha fatto vedere più quanto fosse contento ora quanto abbia sofferto in questi 2 anni. Però ti chiedo, alla luce di quello che hai detto, secondo te per il suo stile di guida, se lui dovesse cambiare moto, quale sarebbe la più adatta fra queste, la MotoGP? Ma oggi ti dico la sincera verità, le moto più efficaci sono due, realisticamente parlando. Si sta aggiungendo a piccoli passi KTM, che credo abbia le potenzialità in generale per arrivare. E anzi, onestamente parlando, KTM per tanti versi si sta sempre più avvicinando allo stile Ducati. Ecco, per essere molto onesti, ho visto in inverno una moto molto, molto sgonfia. Sì, facile da gestire, ma purtroppo poi, sai, quando non hai tanto spunto, le dinamiche anche oggi di un mezzo rendono anche più complicata la curva stessa.
nel senso che oggi se non hai spinte la moto ruotano sul posteriore, no? Quindi inevitabilmente ti mettono in una posizione diversa sulla pista e questo ti porta anche ad andare prima sul drive, quindi su quella parte di pneumatico dove c'è più contatto a terra. E lì le moto diventano più performanti perché ovviamente non sei sul massimo angolo di piega, dove ovviamente lì insomma se ne provi a dar di più non ce n'è, la moto slida, è normale. E lì hanno fatto un passo in avanti incredibile, secondo me sull'elettronica stanno lavorando molto molto forte e il risultato della gara di oggi è anche figlio un po' di questo. Allora oggi, o perlomeno si è visto anche un po' in parte in Portogallo, forse gli manca qualcosa un po' in alto, però penso che possano assolutamente arrivare un passo alla volta. Credo che, ripeto, non gli manca niente, forse è la squadra che spende di più, quindi inevitabilmente hanno un potenziale economico e non solo davanti incredibile. Ecco, invece Alberto ti chiede quali sono le maggiori differenze fra Enea Bastianini e Alex Marquez. Allora, Enea è un pilota super veloce, è un pilota molto, molto più aggressivo stilisticamente rispetto ad Alex, che invece è un po' più dolce, ecco, come modo di guidare, e perlomeno nella fase di entry, nella fase di frenata, ingresso curva. Nella fase di uscita devo dire che Alex è l'esatto contrario, nel senso che ne è bravissimo a gestire diciamo l'erogazione del mezzo e il consumo del pneumatico, soprattutto posteriore. E mentre Alex da quel lato è un po' più aggressivo e spesso è una di quelle cose che dobbiamo gestire, soprattutto in piste come queste, ed è una di quelle cose che abbiamo lavorato maggiormente in questa prima parte avanzata di weekend. Ecco, e invece adesso l'ho persa la domanda, magari se la recupero la metto. C'è qualcuno chiedeva se secondo noi John Mir rischia di fare la fine dei suoi predecessori in HRC, che ricordiamo sono stati Lorenzo nel 2019, che purtroppo ha smesso di correre, e poi nel 2020 è stato Alex Marquez, e nel 2021 e 2022 Paul Espargaró. C'è un po' questo rischio, ma andare in quel box lì è davvero duro? Ma vedendo un po' lo storico direi di sì. È chiaro che tornando anche un po' alla storia, devo dire che HRC, se veramente vuole un mezzo all'altezza, è in grado di farlo. E quindi oggi sicuramente una delle forze minori del campionato, inteso come potenzialità del veicolo, perché potenzialità a livello di piloti, secondo me, è una delle squadre più forti in assoluto. Perché Marquez e Mir sono sicuramente due pluricampioni del mondo e piloti velocissimi ed efficacissimi. Che dire, io credo e spero che anche Honda possa recuperare il gap che oggi ha rispetto alla concorrenza, perché questo renderebbe da sportivo più belle le gare e magari, ecco, uno stimolo in più anche per battere nello stesso modo, insomma, gli avversari, ma magari con armi un po' meno, un po' più alla pari, ecco. Vedi? Il rischio è grande, perché poi alla fine, cioè, si dice dei due predecessori, ma alla fine, cioè, in questi ultimi 3 anni Marc Marquez quante gare ha fatto con Honda su le 60 che sono state? Avrà fatte la metà, per cui è tutto un sistema che manca, e chi si trova lì si trova un po' in un qualcosa che ti mastica, ti mangia e non si riesce a trovare la soluzione. A vedere da come è partito Mir, la situazione è molto difficile. Io avevo molta fiducia in lui, ma no, ora sono un po' preoccupato, sì, che si possa perdere.
Allora, ricordiamo, siamo quasi in chiusura, ricordiamo la griglia di domani, davanti a tutti partirà Alex Marquez con Bezzecchi e Bagnaia in prima fila, seconda fila Morbidelli, Vinales, Zarco, terza fila Marini, Martin, Aleix Espargaró, quarta fila Quartararo, Nakagami, Rins, quindi Raúl Fernández, Fabio Di Gianantonio, Brad Binder, Jack Miller, Augusto Fernandez e John Mir, sperando che possa correre, veramente non ho notizie al riguardo, in ultima fila. Allora, per domani, che cambiamenti ti aspetti, Manuel, se ti aspetti dei cambiamenti? Ma a me andrebbe bene le prime tre posizioni che finissero così, Ah. magari con l'aggiunta di Fabio a battagliare lì davanti, perché no? E, no, la gara di domani, a parte gli scherzi, sarà veramente molto molto complicata, ma per tutti. E, quindi bisognerà essere veramente molto molto bravi a gestire una gara difficile e dei consumi importantissimi, soprattutto a livello di pneumatici. L'anno scorso siamo arrivati praticamente, direi, all'aria, neanche alle tele, e quest'anno più o meno l'andamento non credo che vari troppo. Ecco, Ma bisogna essere molto. c'è un favorito per domani, secondo te? Ma no, onestamente no, vedo bene per come hanno lavorato anche nel weekend i due VR, devo essere molto onesto, però noi secondo me possiamo dire la nostra con entrambi i piloti. Previsioni Previsioni meteo per quanto possono valere in Argentina? meteo dovrebbero essere a livello di temperature molto simili ad oggi, quindi abbastanza fredde. E mentre non ci dovrebbe essere rischio pioggia, che invece oggi ci ha fatto un po' dannare, soprattutto nelle qualifiche. Ecco, invece Gioia dice, no, Alex ha ipotizzato un sesto, settimo posto, trovi che sia corretto? No, dobbiamo arrivare più avanti. Grande, grande man. Alex. Allora, vado un attimo a ricordare che in Moto2 la pole position l'ha fatta Alonso Lopez, sono particolarmente contento per il mio amico Luca Boscoscuro, davanti a Canè e Ciantra, migliore degli italiani. Celestino Vietti sesto con Tony Arbolino ottavo, mentre in Moto3, vado a vedere se la trovo, Sasaki pole position davanti a Onciu e Diogo Moreira. Italiani, il migliore incredibilmente è Andrea Migno, nono, incredibilmente no perché è uno forte e qui è sempre andato forte. Manuel, c'è qualcuno in Moto3 che ti colpisce particolarmente? Qualche Ma ragazzino che ti allora, piace? una bellissima sorpresa secondo me, già l'anno scorso da Rookies è sicuramente Diogo Moreira, che ha fatto un campionato l'anno scorso incredibile, quest'anno si è già messo in luce, comunque sempre nel gruppetto lì davanti. Lui credo che sia uno sicuramente di quelli più forti della categoria. C'è Muñoz sicuramente, che è un altro giovane talento spagnolo molto molto forte, anche se qui ha avuto un po' più di difficoltà, perlomeno anche questo inizio di stagione. Ma ce ne sono qualche pilota bravo, e ecco, mi aspetto anche la crescita dei nostri italiani, di Farioli, no? Dei giovani nostri italiani, Bertelle, insomma, credo che abbiano delle potenzialità maggiori rispetto a quello che stanno ottenendo. E quindi spero che, grazie al lavoro con la loro squadra, siano in grado di ottenere di più rispetto a quello che stanno ottenendo. Allora, l'ultima domanda per René e poi lasciamo un piccolissimo spazio a Manuel perché Manuel quest'anno fa un'iniziativa che è davvero molto molto interessante e piacevole. L'ultima domanda, René. No, non so se avevate già parlato nella prima parte di Gian Antonio. Vai, 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 vai con Di Gian La Antonio. domanda è questa, no? Volevo sapere se lui nella prestagione era stato molto veloce, se ora è un po' condizionato dalla caduta che ha avuto nel test, oppure se ci sono altri problemi. E no, diciamo che è un passo che abbiamo fatto. Sicuramente essere venuti via da Portimão da un certo punto di vista è stato un sollievo.
e da qui siamo ripartiti. Io oggi sono andato a vedere in pista Fabio e devo dire che secondo me è stato veramente veramente veloce ed efficace. Purtroppo partiva dietro e comunque ha fatto degli ottimi sorpassi, io gli ho visto fare delle cose veramente buone e tutto questo secondo me è un passo in avanti verso quella fiducia che aveva prima della caduta e che io credo, anche se poi lui è un po' restio, no, su questo aspetto, ma io credo che quella caduta comunque qualche un pochettino di fiducia ce l'abbia portata via. E, però Fabio ha tutte le potenzialità perché l'ho anche dimostrato, no? da Valencia, dal martedì di Valencia dopo la gara dello scorso, dell'ultima gara dell'anno scorso, ai test prima di Malesia e poi di Portimao, anche se quelli purtroppo abbiamo fatto veramente molto molto poco perché è una mezza giornata, però fino a quel momento eravamo super veloci nella top 10 con entrambi i piloti. Ripeto, oggi ho visto un buon Fabio e sono molto ottimista per la gara di domani, perché stiamo già analizzando quello che può essere migliorabile. E, ripeto, non sarà una gara facile, quello di domani, mi aspetto una gara complicata, ma per tutti i piloti in generale. Ecco Manuel, allora siamo in chiusura, prenditi il tempo che vuoi per raccontare questa bellissima iniziativa che spero anch'io di poter siete assolutamente entrambi invitati, siete entrambi invitati assolutamente. No, niente, allora. ho pensato comunque, no, a legare un po' i due mondi, quelli del motorsport inteso come attività agonistica, gare, competizioni, circuiti in particolare, a quello che è un po', no, il 95% del motociclismo, ovvero le persone che utilizzano, insomma, un mezzo a due ruote per andare in strada, insomma, farsi la passeggiata piuttosto che il giro turistico. Ho ideato questi tour che partono da San Marino, che è il mio stato, il mio paese, che partecipa anche con, diciamo, come contributo all'iniziativa, e sono dei pacchetti fondamentalmente turistici, no? Che partono da San Marino, hanno il loro itinerario e vanno verso le mete dei circuiti più importanti in Italia, ovvero Imola, Misano e Mugello. E ovviamente questi itinerari comprendono tutte le caratteristiche di un normalissimo motogiro, quindi ci sono i momenti conviviali, i coffee break, i pranzi, i pasti assieme, gli accessi per dire anche a musei piuttosto che ovviamente ai circuiti, ed è un bellissimo momento secondo me di condivisione. Poi oltretutto quest'anno gestirò, no, direttamente io il gruppo con altri miei assistenti, però insomma comanderò questo gruppo verso queste destinazioni e credo che questa sia un'altra di quelle cose particolari e penso uniche. Che figata. E ovviamente se volete andare in moto con un due volte campione del mondo lo potete fare, questo è il esatto. Ovviamente il passo è quello turistico, ovviamente si entra in pista e questa è un'altra particolarità non da poco, vestiti da turismo con qualsiasi tipologia di mezzo, ma ovviamente con l'idea di vivere un'esperienza unica. Ecco, questa è un po' la cosa che ho pensato e che ho ideato e che da quest'anno insomma ho messo in piedi. Adesso ci sarà il primo evento, che è andato a Aruba l'8 di aprile, il sabato di Pasqua, e poi seguirà un altro evento che invece è a giugno, dove tra l'altro siete invitati. Vediamo. Ma dimmi una curiosità velocissima, Manuel, ma tu vai ancora fortissimo in pista o no? No, di la verità. Più buoni l'ho perso. L'anno scorso mi sono divertito, ho girato un po', e soprattutto andavo a girare anche con i nostri piloti ogni tanto, no? Che bello. Qualche allenamentino. Bello.
tra di noi, me la sono cavata, me la sono cavata bene, però non ho dubbi. Ho perso qualcosina, però. Allora, per avere informazioni c'è un sito internet, c'è un... Sì, assolutamente, chiunque può tranquillamente visionare il progetto, che è sul mio sito web www.manuelpoggiali54.com. Nell'area servizi ovviamente c'è i vari servizi, appunto, i vari pacchetti che svolgo, le varie attività che con le quali opero, e in quello ovviamente dei tour experience ci sono tutte le informazioni di questi eventi, direi unici e spettacolari. Bene, 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 molto bene, mi sembrava giusto e doveroso dare spazio a questa iniziativa, perché tutto quello che avvicina gli appassionati ai piloti, alla pista, al nostro sport che ci piace così tanto, secondo me è qualcosa di assolutamente positivo. Allora, amici appassionati di moto, io ringrazio tutti voi e amiche naturalmente che siete stati collegati nonostante l'ora tarda, siete stati tanti anche oggi, mi fa molto piacere, ringrazio Moto.it per la passione che ci mette, ringrazio René Pierotti che pensava di venire in vacanza a Moto.it a divertirsi, invece poveretto è dalla mattina alla sera che sbadila, e quindi grazie René. E no, va benissimo, benissimo. Ma soprattutto io ringrazio il mio ospite Manuel Poggiali, grazie Manuel, è sempre un piacere per me. Ringrazio io voi, è stato un piacerone e spero insomma che ci siano altre occasioni durante l'anno, anzi non vi fate problemi, per me è solo un piacere e mi raccomando ti fate per noi ingresini. A domani, allora domani la gala è alle 19 in Italia. 19 in Italia, alle 19 in Italia la MotoGP. 5. Esatto. Ciao a tutti, grazie, buona serata, ciao. Buonanotte, ciao Manuel, ciao René.